Abbiamo avuto interlocuzioni con tutte le istituzioni, con la Regione, con il Commissariato alla Sanità, con il Governo. Ecco, adesso vogliamo il frutto di queste interlocuzioni, quindi chiediamo che sia formalizzata la deroga per l'isola di Procida come zona particolarmente svantaggiata e perciò da consentire questo pronto soccorso in deroga alla legge, così come la norma stessa prevede, perché per i posti particolarmente svantaggiati come l'isola di Procida è previsto dalla normativa stessa che si possa derogare appunto agli standard numerici. Credo che ne abbiamo diritto, ne abbiamo bisogno, in modo particolare quest'anno risulta ancora più evidente anche la presenza turistica che sull'isola di Procida, perché i nostri dati sono fortemente in aumento, prevediamo entro la fine dell'anno più di 300.000 presenze e quindi ciò significa che questa battaglia che stiamo facendo non è solo per la comunità isolana, ma per i tanti ospiti che ogni anno vengono a Procida. Come ha letto il sindaco di Procida le ultime dichiarazioni di D'Amore, che da commissario è diventato dirigente dell'ASL Napoli 2 e quindi che si è detto pronto, comunque favorevole a riconoscere alle isole lo status di territorio disagiato? Noi stiamo lavorando con la Regione Campania anche grazie ad ANCIM per avere formalmente questa qualifica, perché stiamo lavorando a un protocollo d'intesa che ci garantisca oggi e per sempre tra le isole del Golfo di Napoli e la Regione Campania, di modo tale che si metta nero su bianco e formalmente che le isole non vanno toccate quando ci sono i riassetti della sanità. Dall'ASL oggettivamente, anche se abbiamo avuto probabilmente all'inizio dei report negativi che poi hanno ispirato l'impostazione di questo nuovo piano ospedaliero per quanto riguarda le isole, bisogna riconoscere che comunque quantomeno nei mesi da giugno in poi ci hanno comunque garantito la stessa organizzazione investendo le stesse risorse di prima, perché tecnicamente con il nuovo decreto che è stato firmato a maggio avrebbero già potuto diminuire, smantellare la nostra struttura ospedaliera, invece come ci garantì il Presidente della Regione, così ha fatto l'ASL, hanno continuato a mantenere un investimento per Procida. Il passaggio successivo è che anche l'ASL ci aiuti, anche con D'Amore, a formalizzare, a mettersi a posto formalmente con il nuovo piano ospedaliero, a prevedere formalmente per la nostra isola la deroga come zona particolarmente svantaggiata.